Allora, aiuto, fermati, aiuto! Possibile che tu sei sempre esagerato? Sempre esagerato? Dimmi se dovessi andare a pisciare in un bagno pubblico. Che figura tu mi fa fare? Che figura tu mi fa fare? E non fa di no con la testa, Luigi, non fa di no. Non mi guardare con quegli occhini, non mi guardare con quegli occhini. Mi guarda con quegli occhini. Se sveglia bisogna ti porto a accomodare. Ma te da chi ti porto? Tanto Maria non c'è più. Non c'è più Maria. Non c'è più Maria, c'è Maria, non c'è più Maria. C'è Maria, c'è più. C'è Maria, chissà, ci fosse Maria, come dire, ah, c'è Maria. Maria non c'è più. Non c'è più Maria. C'è Maria, non c'è più Maria. Maria, io ti amo e te tu mi lasci. Tu mi lasci. Maria, io ti amo e te tu mi lasci. Tu mi lasci. Mamma. Ammazzo domani. Tanto Maria non c'è più. Maria non c'è più. C'è Maria, non c'è più Maria. C'è Maria, non c'è più Maria. C'è Maria, non c'è più Maria. C'è Maria, no. C'è Maria, no. Ale viola, sì. C'è, ma no. C'è, ale, no. Tanto telefono. E si telefona. E quando telefona... Pronto?
Pronto? Mamma, lo so che tu sei fredda, eh? Lo so che... Non torna a casa, mamma, non torna a casa! Stai zitta, parlo io. Non torna a casa, sono venuto via di casa. Sto da solo. E smettila di stare zitta! Non torna a casa! Non torno! Quanto telefono? Se un telefono? Ciao Maria, come va? Oh, ciao Maria, domani mi sposo, no? Potresti venire in chiesa a farmi testimone oculare? Maria, perché tu mi lasciai? Perché tu mi lasciai, Maria? Quando telefona, e quando telefona, telefona. Buongiorno. Buongiorno, una sega. Non torna a casa, possibile tutte le mattine la stessa storia? Non torna a casa, no, non torna. Tutte le volte entro in camera tua e vedi il tuo lettino vuoto, mi sembra che tu sia morto. E invece sono morto, sono vivo e da solo, guarda. Torna a casa, Francesco, non tu vedi, a star sola è buio, tu perdi anche la vista. Si vede dagli occhi, sai, quando uno perde la vista e poi tu diventi cieco. Sì. Ma perché non ti sposi? Mamma, io lo figlio un cielo, dai. Torna a casa, Francesco, così tutte le mattine quando ti porta la colazione a letto e ti fanno gli impacchi sugli occhi, così tu diventi cieco. Sì, ma mamma e sordomuto non esistono, no? Francesco, ricordati, di mamme ce n'è una sola. Meno male, dimmi te se ne avevo 5 o 6. Non sono diventato cieco, mi ascava la pelli, mi mancava una gamba e se non stavo attento diventavo anche finocchio. So che non è colpa tua, da quando ti ha lasciato quella là. Maria, mamma, si chiama Maria, poi mi ha lasciato, ma l'ho deciso io. Da quando ti ha lasciato quella là, te, tu non sei più te. E chi sono, mamma, dimmelo, chi sono? Tu sei uno, è diventato grullo e becco. Da un po' anche cieco. Madonna, oh, il cieco, mamma, io non sono cieco, va bene? Ah, no, tu sei cieco. No, mamma. Mamma, ho da fare, devo trovare lavoro. Oggi è 2 anni tu dici di trovare lavoro. Se tu sei come il tuo babbo, vedi, tu sarai mai capace di far niente nella vita. Lui almeno qualcosa di buono l'ha fatto. E chi ha fatto? Ha scritto questa lettera per te. Il babbo? Tutte le notti ti chiama. Io lo sento. Come mi chiama? Francesco, Francesco. E perché non chiama me direttamente? Sta zitto, lui lo sa che tu sei andato via di casa. Mamma, il babbo è morto 23 anni fa, capito? Stanotte l'ho sognato e mi ha detto, tagliela, è arrivato il momento. Eh no, mamma, questo è un altro dei tuoi scherzi, come quello dell'altra settimana che tu dicevi di avere un tumore al piede. Tanto non torna a casa, mamma, non torno. Piglia la lettera di babbo. Di babbo, vuoi se tu l'hai scritta te? Pigliala ora, perché se tu diventi cieco dopo, tu non la puoi più leggere. Guardi che ne fa di questa lettera, guardi che ne fa di questa lettera, guardi che ne fa. Thank you.
freddo stamattina, eh? Meno male gli ho fatto mettere il parabrezza alla bicicletta, ho fatto bene. La fammi il caffè, ma mettimi la bomba perché stamattina trovo lavoro. Poi guardi il giornale, leggo l'annuncio. Cercasi industriale. E domani... operaio. Tu sai cos'è questa? La lettera di mio babbo, morto 23 anni fa. Ti sembra possibile a te? L'ha scritta lei. E poi da dove scriveva lei? Purgatorio. Non c'è neanche Franco Bodi laggiù. Te l'ha conosciuto mio babbo. E mio babbo l'ha conosciuto. E te? Ciao Risaliti, come va? Male? Tu sei ma un signore, da 70 anni. Tu stai per morire e poi, zac, ti hanno tagliato anche un braccio. Hai meno lì freddo, tu lo senti. Pronti il caffè? Eccomi. E che tu mi ci hai messo nel caffè? I bitter, ti, non ti piace? Tu sei figlio di Renzo. Allora tu lo conoscevi? Se lo conoscevo. Siete andati in Perù insieme. Nel Perù? Nel Perù. Machu Picchu. Machu Picchu. Ah, Machu Picchu. E che ti ridi? E te la somigli per nulla il tuo abbo. Come facevo? Non mi ha conosciuto. E glielo dice sempre al tuo babbo, non li fare figlioli se poi non ti assomigliano. Beh, ciao, ciao. Francesco. Eh?
Telefono. Pronto? Mamma, non torno. Mamma, non torno a casa. No, non torno. No, ciao, non torno. Senta, scusi, ma com'è di mio babbo? Bello. Bello come il sole. Lo chiamavano il Casanova. Il Casanova e il Magnifico. Sempre insieme, sempre in coppia. Perché io ne sono il Magnifico. Ah, piacere, Francesco. Piacere. E poi? E poi zaccatevi una mano. E io gli dicevo, ma lascia fare, si vanno in Perù lo stesso. E lui invece sempre, tututum, 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 e zaccatevi un braccio, e zaccatevi una gamba. La gamba di chi? Di tuo babbo, no? Di mio babbo, gli mancava una gamba. Ma guardi, qui ce n'aveva due. Io non ti potevo vedere morire così. Pezzo per pezzo. E allora sono andato in Perù da solo. Senta, scusi, e allora? E allora se l'è mangiato il mostro, tutto. Il mostro? Quale mostro? Il telaio, no? Lo conosci, il telaio? Il telaio ti mangia vivo. Ma perché? Mio babbo lavorava il telaio. E in dove, se no? Qui è un cecchettelaio. E gli uomini non sono uomini, e sono bahi, da seta. Tututum! E zac! Tututum! Zac! Vengo con lei. Io ti scrivevo sempre dai Perù e ti dicevo, vieni qui, qui si sta bene, qui un c'è telai. Ma lui mi diceva, e c'ho un figliolo da mantenere. E affogali il figliolo e vieni in Perù. Bischero, non sei d'accordo? Come no, affogali il figliolo. Che è questa? La chiesa di Don Valerio. Come no? Don Valerio, ci ho fatto il credito, da delle stiappe di gnuda. No, questa è la chiesa, la casa dei preti, quelli che ti insegna che per andare in paradiso devi lavorare il telaio. Ti salvano l'anima, ma il corpo se lo mangia il diavolo. Il diavolo? Il mostro, il telaio. Madonna, il telaio. Ricordati, Francesco, che le cose importanti nella vita sono tre. O tu vai in Perù, o tu sposti la chiesa. Sposto la chiesa. O tu vai in Perù, o tu sposti la chiesa, o tu vinci il Toto Arcio, hai capito? Io vengo in Perù e te fa un po' come ti pare. Scusa, aspetta, Magnifico, ma raccontami ancora qualcosa, no? Io ho furia. Perché? Ho tanta via. Dove vai? In Perù. Saluti dal Magnifico. Senta, scusi, sa dov'è un bagno pubblico? Bagno pubblico, dunque, bagno pubblico, dunque, te tu vai diritto da quella parte, tu passi il secondo incrocio, poi tu gira a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, poi sempre a destra, destra, tu trovi una piazza, c'è il semaforo rosso, ti aspetti, in verde, via, tu c'è un'altra piazza, e tu gira a sinistra proprio lì c'è la bottega di mio fratello, vende scarpe, tu entri dentro e tu gli dici, basta, hai capito, basta, gli è inutile se arrabbi perché ho la macchina, la compro, anzi l'ho bella e comprata, e gli è inutile lui dire che io sono uno spendaccione, che va bene, perché la macchina a me la mi serve, perché io ci porto le donne, e lui si arrabbia perché? Sarebbe perché ti è sposato, e invece le donne ce l'ho,
Anne Trombo, che va bene, eh? Diglielo, insomma, diglielo. Pensaci te perché non ne posso più, hai capito? Insomma, è qua vicino. Sì, 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 è qui. Abbi pazienza, già che tu sei qui. Ma non tu mi sapresti mica dire dove è piazza San Niccolò? San Niccolò? San Niccolò. Colò, San Niccolò. San Niccolò, guarda, Niccolò. Dovrebbe essere. Te tu vadi lì, grazie, guarda. Grazie. Scusa, che ora è? Grazie. Ragazzi, non mi rompe ognoni oggi, eh! Se no va a finire che mi piscia addosso. Scusi, c'è un bagno? No. Non sa mia se qui vicino c'è un bagno? No! Ma scusate, ma voi come fate ad andare? Ma che tu vuoi, insomma, bischerone? E alla fine torno! Senta, scusi, sa dove è un bagno pubblico? Bagno pubblico? Bagno pubblico dunque, sì, se tu va sì, diritto, sì, so. Tu passi i primi, i secondi, i terzi, i sì. Quarti, anche i quinti, il sesto semaforo, tu giri a sinistra, tu finirete e tu glielo dici basta, perché a me la macchina è la mia omola, va bene? Dici, non tempo da perdere oggi, eh? Allora! Maniano! Maniano! Voltati! Posso rimettere a posto un attimo qua? Veloce! Sì, grazie. Dammi 100 lire! Eh? Ho detto dammi 100 lire! Sì, sì, come lo aspetta, eh? Queste sono 1000 lire. Io voglio 100 lire. Non ce l'ho, posso andare a cambiarle? No, non puoi. Allora? Allora t'ammazzo. Aspetta un attimo, forse ci guarda attentamente, forse ci sta che trovi... Ecco. Non ce l'ho 100 lire. Allora tre t'ammazzo. Uno. Ma è vera quella pistola? Ora vedrai. Due. Aspetta un attimo. Tre. Madonna. Chi è? Oddio, non guardi, non sono stato, signor poliziotto, lo giuro, non sono stato, io stavo il bambino, l'ho incontrato. Ma, ok, ma rende. Ma guardi, ma rende. E non mi stare così appicciato, va bene? Dai, mi fai venire con te. No. Dai, fammi venire con te. T'ho detto di no, e leva ste mani. E fammi venire. T'ho detto di no. E dai, ma io scherzavo. Ma scherzavi, manca poco, ma resta, no? E per favore. No. Come ti chiami? Francesco. Anch'io mi chiamo Francesco. Ma tua mamma, ce l'avrà una mamma? Morta. E tuo babbo? Morto anche lui. L'ammazzai te? Sì. Ma qualche parente, nonni, sì. Tutti morti. Ma scuola tu va mai? La notte. Beh, io vado via, eh. Non ciao. Vengo con te. No, qui non si può venire, non si può venire qui, non si può. Perché non si può? Perché andare a cercare lavoro, sì, che qui non si può venire, non si può. Allora ti aspetto. Ecco, ti aspetta, è meglio, vai. Ciao. Ciao.
aspetta, mi hanno detto! Mi hanno detto! Aspetti! Aspetti! Di là! Di là! Senta, sono venuto, mi hanno detto, guardi, questo annuncio qua. Bella, che c'è? Mi hanno detto di venire da lei, insomma, con chi devo parlare per lavoro? Mario! Mario! Vieni qua! Vieni qua! Mario! Beh, che c'è? Senta, scusi, sa che ore sono? Sì. Quasi tocco. Ah, meno male. Accompagna questo giovanotto qui nell'ufficio di mio Safi, che io mi posso muovere. Ah, oh, c'ho questa disperazione. Me l'avverto io per telefono. Vieni, vieni. Su, che pronto, vieni. Sì, sì. Ma che cazzo urli? Niente. Allora, te sta un'ora di tempo per battere 100.000 colpi. Il motore te l'accendo io. Qui c'è la macchinetta per fare annetto. Lì c'è la cassa del filato, tanto t'hai esperienza, no? Tra un'ora vieni rosato a vedere che t'ha fatto. Oh, quello di un telaio non è mio un mostro. Scusa, ma non mi ha lavorato qua il mio babbo.
Oh, fare il bischero, eh? Calma, calma. La guerra e guerra sarà. Non mostro, mi va per un bischio perché non ci volevo venire. O sposto la chiesa, o vanno in Perù, o vinca tutto l'altro. Ma ni... Magnifico. Allora, magnifico, andiamo a trovare il Perù. E mandi il Perù. Hanno fallito ieri. E oggi? Oggi non licenziamo. E domani? E domani ci ritrovo. Tra una settimana uguale. Lo stesso. Tra un anno io vengo da casa. Non torno a casa. Non torno a casa. Non torno a casa. Ma te sei sposato? No, avevo una ragazza, poi mi ha lasciato. Io invece ero sposato, poi l'ho lasciata. Ma quanti anni hai? 18. Ma perché ti ha lasciato? Chi? La tua ragazza. Ah, Maria? Beh, Maria mi ha lasciato... perché a un certo punto l'uomo deve prendere la decisione, la sua la decisione. E io ho deciso, cioè ho deciso che lei mi lasciasse. Gli ho detto lasciami, e lei mi ha lasciato. Mi ha lasciato, però l'ho deciso io.
perché se lei mi avesse detto ti lascio, questo lo decido io. E infatti io ho deciso che lei mi lasciasse. Ma ha lasciato, però l'ho deciso io. Perché se lei mi avesse detto ti lascio. Come? Ti lascio. Come? Ti lascio. No, non tu mi lasci. Questo lo decido io. E infatti io ho deciso che lei mi lasciasse. Ma ha lasciato, però l'ho deciso io. Perché a un certo punto l'uomo si deve far sentire, capito? Perché l'ultima decisione spetta a chi spetta, spetta all'uomo. Perché se l'ultima decisione la piglia la donna, vuol dire che all'uomo gli rimane la penultima decisione. E a un uomo serio gli importa una sega della penultima decisione. Come ti capisco, Vinicio? Anche in casa mia, vedi, e non si vive più. Perché anche la mia moglie, capito, è ancora piena di energie. E lei la vorrebbe. Ma io te lo sai, insomma, è stato un gran, specialmente dopo la malattia che aveva il bambino. E lei lo sapeva, ma la mi ha voluto pigliare lo stesso. La credeva che fosse una scusa per non sposarla. E ora va a fargli capire. Io gliel'ho detto, te l'avevo detto, te l'avevo detto. Tu lo sapevi, tu lo sapevi. Capito, Vinicio? La mia moglie è ancora piena di energie. Io gliel'avevo detto. Che tu fai? Ho fame. No, qui no. Perché? Ma perché c'è troppi ricordi di lei, capito? Poi ci veniva sempre Maria, poi mi conoscono tutti, capito? Ci vengono anche le sue amiche, poi vogliono sapere per come, come è successo, come non è successo, come è andata, come non è... Madonna! Sto qua! Scusi? Ma dove va lei? Non faccia il furbo, stia in fila! No, cioè mio figlio ha preso il posto per me, vedela. Ah, va bene, passi, passi. No, spingi. Che sono amica di Maria la tua ragazza? Te l'avevo detto, ci volevo venire, eh? Ma te t'hai il culo di fuori. Va a pidare il posto, va a pidare il posto. Oh, ciao Francesco, ciao. Tanto non ti si vede. E con Maria come va? Maria mi ha lasciato, però l'ho deciso io, eh. È perché, lo sa o non so? Ah, senti, tu c'hai anche il filo, guarda, mi sono... Accidenti, che strappo, vai in bagno, fammela avere e te li cucio in 5 minuti. Allora vai in bagno a levarmi... Ti mando coso, vai. Francesco, vieni qua. Vai, Saetta. Dove te lo puoi trovare? In quel negozio, quello dove ho comprato gli slip. Ah, quelli bellini che mi hai fatto vedere? Sì. No. E che c'entra Tania? Tania li metto sotto pantaloni così non si vede il segno. No. E che tu devi comprare? I reggicalze. Cioè Stefano mi ha tolto l'anima con i reggicalze. Stefano? Sì. Con tu te stavi con Umberto. Ma? E allora? E Umberto? Lo sa di Stefano? Ma che se pazza? Comunque i reggicalze gli piace anche a Umberto. Te l'ha detto lui? Piace a tutti il reggicalze, cara. Ma non è che tu sei te, che tu sei un po' troia? Sentila lei, perché te, Luca, Fabrizio, io perlomeno non lo nascondo. Occupato! Che n'ha per molto? Insomma! Ma guarda che faccia che ho, sono 2 giorni che non mi sento bene. Beato te, io ho un ritardo di 1 settimana. Ma sarà la stagione. Sì, la stagione, lo so io che stagione è lei. Te tu fa la fine di Maria. Maria? Maria chi? Maria. E lei stava un quel biondino, riccioluso, simpatico, magro. Ah, Francesco. Madonna, me l'era brutto. Ma dai, era proprio simpatico. No, no, l'era proprio brutto. A me mi piaceva. A te basta che respiri, no? Ma che succede a Maria? Si sposa oggi. Con chi? Con Francesco? No, con Nicola. Quell'ingegnere meridionale. Ah, l'ho saputo anch'io. Si sposano alla chiesa di San Pierino. Ma come mai l'hanno fatto tutta la svelta, tutto così di corsa?
di corsa? È incinta di 4 mesi. Ma se Nicola l'ha conosciuto 2 mesi fa. Infatti, il figliolo non è di Nicola, è di Francesco. O sarà lasciato dopo 2 mesi? Solo che dopo si sono lasciati, no? Di certo, con una mamma mi c'aveva quello, come faceva a resistere? Ma Nicola, il marito, che lo sa? Ma che sei pazza! Perché se tu lo diresti a Umberto e Reggiano, tu lo compri per Stefano? Signora, si sta aspettando noi, eh? Che si sentirà male? Signora! Signora, e si sente male? Questa non risponde. Prova a guardare il buio della porta. Forse le casca in terra, sai. Io vedo nulla. Signora, ma che vuole, si chiami qualcuno? Oh, ma questo si sente male. Dai, andiamo a chiamare qualcuno che sfondi la porta. Ma... Oh. Signora? Signora, stia tranquilla! Stia tranquilla, vado a chiamare qualcuno! Scusi, ha visto un paio di pantaloni con un bambino in braccio? Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua benedizione. Non osi l'uomo separare ciò che Dio unisce. Non vale! Non vale! Perché non tu me l'hai detto, Maria, e ti aspettavi mio figliolo? Io non è che me ne intenda di queste cose, ma te tu lo sapevi. Non so da quanto tempo, ma tu lo sapevi. E non tu mi dici nulla, Maria, perché? Magari lì per lì ti avrei detto, forse è la stagione. Aspettiamo ancora un po'. Ma poi se prendiamo una decisione insieme. Insieme, capito? E te tu fa tutto per conto tuo. Perché, Maria, eh? Perché? Come si permette, si vergogni? Siamo in un luogo sacro. Chi è lei? Io sono lo zio di Maria. Io di più, va bene? Se ne vada. E voi lasciatemi stare. 3 anni di nascosto. Non si doveva sapere. Infatti non si è saputo. Io zitto come una mosca. Con chi tu state? Io con nessuno. Zitto come una mosca. E te non tu mi dici nulla, Maria? Non tu mi dici nulla? Perché, Maria? Perché? Ma cosa sono queste scene? Ormai è tardi, è inutile. È tardi? È tardi. Questo lo decido io. Non è tardi, Maria. Non è tardi. Come quella volta era alle 5, ti ricordi? E io ti dicevo, non è tardi, non è tardi. E infatti non era tardi. Perché te non tu dovevi andare a lavorare. Te t'avevi appuntamento con Gianfranco. E poi tu mi hai detto, lasciami. No, questo lo decido io. E poi quella volta con Umberto. E poi quella volta con Balzania. E poi, lasciami fare, e poi quella volta con... Ma scusa, ma te non tu sei Maria? Sì, io mi chiamo Maria. Ma te chi sei? Sì, ma non tu sei la mia Maria, capito? Non è la mia Maria. Bravo, Nicola. Garofano, ottimo. Figli maschi, figli maschi. Arrivederci. Non è Maria, sbagliato. Arrivederci. Buonasera. Auguri. Era? Chi? Maria. Non mi ha chiamato Maria io. Tanto c'è neanche il coraggio di chiamarla. Non c'ho il coraggio, hai visto in chiesa che ho fatto? Ti ho fatto un bel casino in chiesa. Casino, ci vuole coraggio per fare quelle cose. E te ce l'hai? Certo ce l'ho. Allora vai in un negozio e rubo una mela. Rubare una mela? E che c'entra una mela? Poi a me mi piace rubare le mele. No, te hai paura come hai paura di telefonare a Maria. Io non ho paura di telefonare a Maria. Allora fammi vedere. Cosa? Rubo una mela. Io non devo dimostrare nulla a nessuno, capito? Non devo dimostrare nulla a nessuno. Tu hai paura? Io non ho paura. Allora che devo? Ora Madonna ti fa venire, guarda. Che fai, telefoni?
Buonasera. Vorrei un chilo di mele di queste. Va bene. Buongiorno. Buongiorno a te, ragazzi. Le migliori, eh? E voilà. Un chilo e due, vanno bene? Sì, sì, va bene. Ecco, 2004. Quanto? 2004. 2400. 2400. No, a volte non si sa quando si mette i soldi. L'avevo qua, l'avevo messo, c'avevo anche un assegno, un quecque di ieri. Scusi, E che tu fai? Scappa, dai, lo tengo sotto controllo io! Madonna! Scappa, dai! Scappa, sì. Buongiorno. Andando! Andando! Pigliolo! Delinquente! Corri, corri! Accidenti a te! Lo sa per un domino che possa andare a salire di galera! È per un cadavere! Si fucilano e dammi questa pistola! A sentire, quando viene il vostro turno, ognuno di voi salirà sul palcoscenico e può fare un numero solo. Il successo o l'insuccesso lo decreta esclusivamente il pubblico. Quindi la ditta Gaetano Sparafuoco non è responsabile di niente. Al vincitore andrà un cospicuo assegno e il diritto di partecipare alla finale nazionale che si terrà al Teatro Excelsior di Santa Maria Capua Vetere il giorno 28 con la presenza della televisione. Statevi bene e vinca il migliore. Vai con la musica, si parli. Madonna buona, accidente a te! Hai visto che ti ha fatto? Se mi fidi a questa porta, è l'ergastolo, capito? Sfruttamento minorenne da fine a mano armata. Accidente a me che ancora un tuo ma... un po' ammazzato. Hanno ragione, non so fare nulla io. Però se mi salvo questa... Se mi salvo questa volta... Voglio il Perù. Sì, voglio il Perù. Se voglio il Perù vengo anch'io? Guarda, non cominciare, Ma io sono solo. Va bene. O si vanno in Perù o si ammazzo. Signore e signori, buonasera e grazie per essere intervenuti alla selezione dei dilettanti alla ribalta. Che cazzo guardi? Va a vedere lo spettacolo. Forza, va a vedere lo spettacolo. Va. E guarda. E che guardi? Ehi tu, come ti chiami? Francesco. Bravo. Metti una firma qua, no? Sì. Qui? Sì, che tra poco tocca a te.
Come tocca a me? Tocca a te. No, forse ci deve essere un equivoco, guardi, ci deve essere un equivoco. Ma quale equivoco? Non ti preoccupare. Voi fate tutti così. Quella è l'emozione. Adesso tu vai là sopra, fai il pezzo tu e tutto è a posto. Stai tranquillo. Pezzo? Quale pezzo? Una cosa qualunque. Tu sei giovane, la sai una canzone? Sì, ne ho scritte una per la mia ragazza. Hai visto? Sì, ma mi piaceva. E allora hai già vinto. Quelle le donne tanto, non capiscono niente. Sì, ma forse ci deve essere... Shh, non ti preoccupare. Vai su a guardare quello che fa, no? Vai, vai. Ma passiamo ora al primo concorrente, il cantautore Guglielmo Spada. Buonasera Guglielmo. Buonasera. Che mestiere fa lei, Guglielmo? Il vigile. E cosa vigila? Il vigile. Sì, cosa vigila? Il traffico urbano. E cosa ci fa ascoltare questa sera? La canzone da me scritta e composta si intitola Vigile. A voi, Vigile, da Guglielmo Spada. Vigile, io sono un vigile, di molto vigile, parte un cischiamo sul tempo. Adesso voi, il gruppo rock, Marco e Bandoni. Don Valerio Zilla. Buonasera Don. Buonasera. Qual è il pezzo che ci fa ascoltare questa sera? Vi farò ascoltare un pezzo molto famoso arrangiato da me medesimo. Da lei stesso? Sì, dal titolo Alleluia. Evviva Alleluia da Don Valerio Zilla. Alleluia, Alleluia. Andiamo. Dove va? Ho cambiato idea. Che hai fatto tu? No, è che ho un appuntamento, anzi sono un po' in ritardo, dovrei andare. Amico, la gente là sotto ha pagato 5.000 lire per uno. E tu hai messo una firma qua. Mo vai là sopra e fai quello che cazzo vuoi, capito? No, è che guarda, è che io non ho la chitarra, no? Sicché volevo andare a casa a prenderla, posso andare a casa No, non hai la chitarra. No. E mo la firma. Vai! Canterò per voi una canzone d'amore. Pera, tu vale pupa pera, pupa pera.
scivolosa, mela deliziosa. Ho puntato ora, ho salto preziosa, sosa, sosa, tutta esosa. Dentro c'è l'assegno, questi sono soldi, capito? Soldi! Allora si va in Perù davvero? Certo si vanno in Perù, madonna! E la gente, ma l'ha visto la gente che applauso mi ha fatto alla fine? Una farina in più e poi mi facevano Francesco, Francesco. Basta! Non ci posso credere! Ho vinto, capito? Ho vinto! Ma dove vai? Telefonica dell'81 15 60. Parlate dopo il segnale acustico. Grazie. T'ho beccata, eh? T'ho beccata, eh? Demonia questa volta. Senti, ti voglio dire due cosette e poi non mi vedrai mai. Non mi vedrai. Non mi vedrai mai più. È inutile che tu mi cerchi. Non mi vedrai mai più. Non mi vedrai mai più. Perché io parto stasera, sì. Vado nel Perù. Perù, Machu Picchu. Machu Picchu. Senti una cosa. Ti ricordi quella canzone che io scrissi per te tanto tempo fa e che ti dicevi era brutta? Ecco, brutta sarai te! Brutta! E la tua moglie e il tuo marito, sì! E tutti i tuoi parentacci, sì, tutti, tutti! Brutta sarai te! Brutta sarai te! Senti, non ti amo più, no, non ti amo più. Non ti amo più, no, non ti amo più. Oh. Non ti amo più, non ti amo più. Non ti... Anzi, guarda, accanto a me c'è una bellissima ragazza che mi ama. Bionda. Bionda, sì, perché mi piacciono le bionde, ora mi piacciono le bionde. Senti, giù, guarda. Prima amore, ora bionda. Poi due mani rosse, gialle, vesi, sì, bionda, bionda mi piace ora, bionda, sì. Non rispondi, eh? Non rispondi, eh? Lo sai perché non rispondi? Perché non sapresti cosa dire! Non sa... Piangi, 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 ti fa bene, piangi, piangi, ti fa bene, piangi, sì, ti fa bene la pelle. Basta! Anzi, guarda, facciamosi, basta, qua. Non, basta, sì, facciamosi, basta! Basta! Andiamo. Ma quando si va in Perù? Adesso si prende il treno e si parte. Machu Picchu, 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 strano. Andiamo alle informazioni. Sì, andiamo, va. Senta, per Machu Picchu, il treno... Per Machu Picchu, il treno... Machu Picchu dunque, Machu Picchu dunque, vediamo un po', dunque.
Marina di Galciana, Iolo Marittima, Lido di Muggiani, Machu Picchu. Dunque, te tu va a Orte e tu pidi Trans-Europe Express, Orte Istanbul, lì tu scendi e tu pidi la saetta del Medio Oriente e in un baleno tu ti trovi ad Abilene. Lì bisogna ti aspetti la coincidenza Liegi-Boston-Liegi, un paio d'orette. Poi ti arriva a Cheyenne e fatti 2 o 3 chilometri di deserto tu ti trovi davanti allo splendore di Machu Picchu. Lì, in via Garibaldi, in fondo a destra, te tu entri e c'è la bottega del mio fratello, lui vende scarpe. Te tu entri e tu glielo dici che io la macchina la compro e va bene la compro perché io non ho bisogno dell'automobile, perché ci porto le donne, perché io le donne le trombo. Hai capito? Hai capito? Mai che ha capito. Ma lui va via e io resto. Loro vanno via e io resto. Dimmi te quando lo racconta la mia mamma. O ti figli un infarto o muori? Madonna, ho vinto, ragazzi. Com'era la tua mamma? Bella. E il tuo babbo? Mio babbo toccava sempre la zia. Sì. E mio mamma si arrabbiava sempre. Io le dicevo, mamma, non ti arrabbiare. Tanto ti tocco io a te. Poi erano morti tutti. Che fai? Devo fare la valigia, io abito qui. Ah. Mi porti il cappotto? Che dici, farà freddo in Perù? Beh, in Perù c'è il famoso vento di Perù, no? Filippo! Dove sei stato tutto il giorno? Eh? Dove sei stato? T'ho cercato dappertutto, via in casa, delinquente! Scusi, ma lei è? La mamma di Filippo. Ah, si chiama Filippo. Ma lei non era morta? Morta? Guardi, se ne vada, che chiami mio marito. Il suo marito? Non era morto anche lui? Se ne vada, ha capito? Vagabondo! Tanti tuo marito tromba la zia! Che t'ha detto te? Parla, parla! Che mi volevi dire? Teresa! Ci penso io a questo vagabondo, poi vengo! Parla, sentiamo che da dirmi ora a me. Che cazzo vuoi da me? Io? Quella, gliela mia moglie. Ho capito. Oltre a quello, c'ho 2 figlioli, capito? Sì, ho capito, ma il Perù? Il Perù non ci sono mandato, sono rimasto qui a lavorare in telaia, a far figlioli con quella là. Scusa, ma non ho capito. E allora il mio babbo? Il tuo babbo gli ha dato il Perù, non è stato bischero per me. Gli ha mollato tutto e se n'è andato. Aspetta, 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 magnifico. Non ho... Allora, fammi capire, ma allora quando sono nato io, il mio babbo non era morto? Il tuo babbo gli ha dato il Perù. O tu sposti la chiesa, o tu vai in Perù, o tu vinci a tutto calcio. Questo, e lo diceva lui. Magnifico, aspetta. Magnifico. Il Magnifico non c'è più. Te a me e tua mamma ha conosciuto. Il Magnifico non c'è più. Thank you.
Vorrei fare una schedina. Stava per chiudere. No! Ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto? Stavo per chiudere. Chi le ha messo in testa un'idea simile? Abbiamo appena aperto, Mani in alto. Questa è una rapina. Quindi non faccio il bischero, mi faccio una schedina. Forza! Forza, veloce, rapido, conciso. Subito. Tenga, ma non spari. Non sparo, ma stia attento. Sto attento. Penna. Penna. Occhio, la tengo d'occhio, eh? Forza. Veloce. Bollino. Veloce. Veloce. Rapido. Quanto è? Cici, 500. Tengo destra. Se vinco si fa a mezzo. Occhio, eh! Marina, questa è... Ho la borsa o la vita? La vita. La vita? La vita. Aspetta, ti rifò la domanda perché forse tu non hai capito bene. Ho la borsa o la vita? La vita. La vita? La vita. Allora sparo. Spara. Guarda, sparo, eh. Spara. Guarda, dopo un dì che ti ho fatto male in giro, io sparo, eh. Spara. Sparo. Spara. Sparo. Spara. Sparerò. Buonasera. Buonasera. Scherzavo io! Guarda! Guarda la schedina, guarda la schedina! Voglio vincere un miliardo di milioni per tenerli tutti nella tasca dei pantaloni. Poi arriva uno e mi fa, Francesco, mi potresti dare qualcosa? E io, pa, gli sparo 100.000 a mano. E lui mi fa, ma Francesco, ma queste sono 100.000 lire? E io, vai. Ma sono 100.000 lire, vai. Sto la gente a chiedermi, Francesco, dammi qualcosa. E io, pa, tutti i soldi, pa, tutta la gente, pa, tutta la gente, io, pa, ancora di più, pa. E quando l'ho finito? Ma ammazzo domani, va. Madonna, è silenzio c'è stasera. Madonna, è silenzio c'è stasera.
Guarda, c'è un silenzio stasera. Madonna, che silenzio c'è stasera. Guarda, c'è... Sì. Madonna, che silenzio c'è stasera. Guarda, non c'era mai stato un silenzio mi stasera. Sì. Madonna, che silenzio c'è stasera. Io chiaramente non avevo paura di silenzio. Ma stasera c'è un silenzio... Non c'era mai stato un silenzio mi stasera. Perché questo... Non è uno dei silenzi e uno dice, Madonna, il silenzio c'è stasera. No, questo è uno dei silenzi e uno dice, Madonna, il silenzio c'è stasera. Ma lo sa se un indiano sente un silenzio me stasera? Oh, tu lo sai, gli indiani vivono in silenzio. Ma lo sa se un indiano sente un silenzio me stasera e dice, Madonna, il silenzio c'è stasera? Anche te che era monti un silenzio me stasera, non te lo fa mica a fare. Che vuoi provare? O vai. Ci prova. Allora, nel bar non c'è nessuno e c'è silenzio. Io entro e sto zitto. E vengo al banco e mi metto davanti a Chiaramonti e sto zitto. Se tu mi dirai vuole qualche cosa, e io zitto. Se tu mi dirai vuole un caffè, e io sempre zitto. Te che tu fai? Io siccome chi tascia consente, piglietti fuori caffè. No, chi tascia sta zitto. Chi tascia consente. No, Chiaramonti, chi tascia sta zitto. Chi tace acconsente? Chi tace sta zitto, Chiaramonti? Chi tace acconsente? Chi tace sta zitto? Chi tace acconsente? Da quando? Da sempre? Da oggi? Da sempre chi tace acconsente? No, chi tace sta zitto, Chiaramonti? Chi tace sta zitto? Voglio anche, vai. Chi tace sta zitto? Pronto? No, non torno, mamma, non torno a casa, non torno più, non torno neanche a dormire. No, lasciamoci così senza rancore. Come c'è il rancore? Mamma, è un modo di dire, lasciamoci, non torno più. Ciao, no, non mi chiamo Alessi, ciao. Comunque, Chiaramonti, chi tace sta zitto. No, chi tace acconsente. Ci si vede domattina. Sì, così si finisce il discorso. Ecco. Ti è piaciuto, eh? A che ora smonti? T'aspetto. Vipera, vipera, al braccio con lei. Sa dov'è via delle mimose per caso? Non lo so. No, perché mi avevano detto che era la... Non lo so, mi dispiace, lo so. Grazie, Prego.
Scusi, quanto vuole per fare l'amore? Ernesto! Ai. Ernesto! Ti voglio pregare anche da bottega! Uno vedi, mi scambio la pelle per la bottega! Lo vedi? Io lo stronco, sa! No, scusi, signora, è che l'ho visto così abbondante in questa zona! Ernesto! Tu mi fai mangiare continuamente! E lo vedi, è ingrasso! Lo vedi? E io ingrasso, ingrasso! E poi la gente mi scambia per la puttana! Una posso più! Io! Ernesto! Ernestino, mi vuoi bene? Sì. Sei contento quando ti tratto male così? Sì. Allora domani di più, eh? Sì. Lei c'ha un negozio? Beh, proprio un negozio, no. Aspetta qualcuno? Sì. Ernesto. Ernesto, Giovanni, Nicola, Francesco. Quanto vuole per fare l'amore? 20.000. Quante ore? Ore? Una volta. Ah, una volta. No, lo facevo per sapermi regolarsi. Uno dice 2 ore, dice, oppure uno dice 1. Bella seratina oggi, eh? Senti, Coco, sbrigati perché ho da fare. E per venire a casa mia? 50.000. Una volta. Ma te quante volte volevi farlo? Non so, 4, 5. Potrei pagare un assegno? Dipende da quale banca. Aspetta, eh. Monte dei Paschi di Siena. Perfetto, andiamo. Dov'è la tua macchina? Eh no, prendiamo l'autobus, tanto sto qui a 3 fermate. Prego. Non ti siedi qui? Ah, sei lì? Credevo ti avessi perso l'autobus. Vuoi farci un giro? Grazie. Grazie. No, perché? No. No, perché c'è un ragazzo che sta facendo il biglietto e chiama Francesco. Non è possibile, perché non mi chiamo, no, non mi chiamo. Ma Francesco? Non ce n'è Francesco, lei ha sbagliato busse. Ma Francesco, sono io, tu, Gino, Stefano. Ah, ciao. Stavi per cascarci, eh? Come stai? Benone. Oh, lo sai, ho trovato lavoro. Comincio domani. E stasera vado dalla mia ragazza a festeggiare. Con la signorina è contenta. Signorina, quale signorina? La signorina accanto a te. Ah, la signorina. No, era già qui quando io sono salito. Ma Francesco, ma che ti ha fatto all'occhio?
Ho un tumore, ma benigno, ma mi passa subito. Dicciami un'aspirina. Tu sei sempre il solito. Poi io sono arrivato. Ciao, salutami la zia. Ciao. Ma quando arriviamo? Veramente eravamo già arrivati, però scendiamo alla prossima, così si fa due passetti a piedi. Non ti dispiace mia, vero? No, no. Senti, cioè, ti volevo avvertire, no? Che dove sto io di casa davanti c'è una donna un po' pazza, pensa di essere la mia mamma. Invece no, perché la mia mamma sta a Calabria. Però lei insiste, capito? Mi ama sempre Franceschino mio, torna a casa. Oramai questa storia è 30 anni va avanti. Comunque io per non dargli troppa confidenza, ed io non torno e la usa finisce lì. Magari se ci scopre, ti dico che tu sei un mio amico. Andiamo. Qualcosa? No, grazie. Un caffè? Una menta? Un brigidino? Un cappuccino, una brioche? Un bitter rosso? Un bitter bianco? Una grappa rossa? Un grappolo di grappe? Un grappone? Un grappettino? Un panettone? Un cocomero, una seppia, un totano, una gazzosa fritta, un coriandolo, un cocomero. Accomodati, un bitter bianco, accomodati. Dai, vieni qui. Sì. È la prima volta, vero? Sì. In questi ultimi due giorni, eh? Hanno bussato. Senti cosa, io non ho tempo da perdere, per favore. Forse sarà il lattaio. A quest'ora? È molto timido. Vieni qua, bugiardone. Hanno bussato? Mi pare di sì. Sarà il lattaio? A quest'ora. Ho capito che è quella pazza, quella sai mia, Franceschino torna, e quella sta accanto a casa mia, no? Comunque ci penso io, ora vado là e ci penso io. Te l'avevo detto. Francesco, apri, sono la mamma. Te l'avevo detto, ci penso io. Non posso, signora Anna, mi dispiace. Signora, sono la mamma, apri. No, non posso, signora, sono già a letto, sono anche abbastanza nudo. Sono lavato la schiena fino a ieri, forza, apri. Mi dispiace, signora. Allora la finiamo questa storia? Ti decidi o no? Ma che c'è lì dentro? Chi ha parlato? Apri, c'è quella lì. Apri, Francesco, ti salvo io. E lo so che c'è quella lì. No, non c'è quella lì, non c'è. Maria, bella puttana. Cosa ha detto quella lì? Ma no, è pazza. Cosa ha detto quella lì? Ma che te ne frega, ti chiami Maria? Dì. Certo che mi chiamo Maria. Madonna Maria. Apri, ho detto, apri! Senti cosa, facciamo così, dammi l'assegno e io me ne vado. Appello? Sì. Puglielo dare, sai? Apri! 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 Apri, Francesco! Giramelo. Mamma, era un amico. Mamma. Mi hanno fregato la bicicletta. Il parabrezza non me l'hanno lasciato. Sei stato da Carabinieri.
Mamma, è tardi. Ma i rovinieri sono sempre svegli. Sì, vabbè, comunque è meglio se vado domattina, no? Tanto tu fa sempre di testa tua, come il tuo babbo, uguale. Senti, a proposito di babbo... Cosa? No, niente, niente. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao. Come va? Insomma. Hai trovato lavoro? Sono stato in un posto, madonna, c'era un mostro. Ma che mamma ha telefonato? Non mi parlare di lei perché mentre... Ha telefonato Maria? Ma Maria telefona. E se telefona? E quando... Buonanotte. 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 Madonna, rieccola. Dov'è il telefono? Pronto? Pronto. Pronto? Ciao Francesco, sono Maria. Alzarsi una mattina e trovarsi senza mestiere. Mettersi i calzini alla rovescia perché dice porta bene. Andare dritti in bagno con la paura dello specchio. Lavarsi come un gatto e pisciare come un vecchio. Vestirsi poi di verde della speranza e dell'amore. Sognando il paradiso per poi trovarsi in ascensore. Uscire per la strada, camminare per la strada, chiacchierare per la strada. Nel silenzio più totale, nel silenzio più totale. Eppure una mattina vera, guarda tutto è proprio vera. Eppure una mattina vera, guarda che è proprio vera. Ma qualcuno mi risponde, Madonna che silenzio c'è stasera.